ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Arona e Gianina e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara la marmellata di albicocche fatta in casa, una dolcezza veramente che si può utilizzare come ripieno per crostate, biscottini, poi si può spalmare ogni mattina su delle deliziose fette biscottate, ma anche si può utilizzare come uno snack pomeridiano. Oggi andiamo a vedere insieme come la si prepara. Per questa ricetta ci serviranno 4 kg di deliziose albicocche già lavate e pulite di una qualità che si chiama Regina, 1,4 kg di zucchero semolato e infine 2 limoni biologici o non trattati. Per prima cosa ci servirà una bella pentola capiente di acciaio doppio fondo e ora iniziamo a creare i nostri deliziosi strati di albicocche e zucchero. Per prima cosa mettiamo le albicocche sul fondo. Molto bene, ora aggiungiamo un po' del nostro zucchero, proprio come sta facendo la mia mamma, e continuiamo questo processo finché non abbiamo finito tutti i nostri ingredienti. Ragazzi, riesco già a sentire come verrà bene la nostra marmellata. Mamma mia, quanto sono dolci queste albicocche! Finiti di assemblare tutti i nostri ingredienti, li lasceremo riposare per almeno 4 ore e dopodiché li inizieremo a cuocere. Dopo 10 ore, finalmente possiamo cuocere la nostra marmellata. Come potrete vedere però, noi ne abbiamo fatte anche un'altra, composta con ciliegie di una qualità che si chiama Ferrovia, che sono belle pugliesi. Per ogni chilo di frutta noi abbiamo messo 350 g di zucchero. Ora cuoceremo le nostre marmellate finché non si ridurranno alla metà, per circa 3-4 ore. Ricordatevi ogni tanto di mescolare, mi raccomando, tenete sempre la marmellata sotto controllo. Mi raccomando, togliete sempre la schiuma che si forma durante la cottura. Come potete vedere, la nostra confettura si sta già riducendo. 10 minuti prima di spegnere la nostra fiamma aggiungiamo il succo dei limoni. Ora, aiutandoci con un bel cucchiaio, mescoliamo per bene. E rieccoci qua, dopo 3 ore e mezza la nostra marmellata si presenta in questo modo e ora siamo qui per riempire di marmellata i nostri vasetti. Noi li riempiamo immediatamente appena abbiamo tolto la nostra marmellata dal fuoco, cosa importantissima. Appena abbiamo finito di riempire un vasetto, lo chiudiamo ermeticamente, cioè stringiamo bene 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 il più possibile il nostro vasetto. Nella nostra marmellata, come avrete potuto vedere, era presente del limone. Il limone fa da conservante perché noi non abbiamo aggiunto né pectina e né nessun agente chimico. Per chi volesse conservare la nostra marmellata per un intero anno, può semplicemente prendere i nostri vasetti con la marmellata, metterli in una pentola bella capiente di acqua fredda, metterla sul fuoco, accenderlo ovviamente, poi quando arriva l'ebollizione la fa cuocere, la marmellata assieme ai vasetti, per 15 minuti. Vi ricordo che i nostri vasetti sono stati puliti e sterilizzati a dovere prima di metterci dentro la nostra deliziosa marmellata. A questo punto non mi rimane altro che dirvi che i nostri vasetti li dobbiamo riempire da un centimetro dall'orlo, cosa molto importante, perché quando li andremo a chiudere li metteremo ovviamente in un posto della nostra cucina dove il sole non batte e li lasceremo a una distanza debita l'uno dall'altro, così si sentirà dopo un po' un leggero stock. Quello sarà il segnale che i nostri vasetti si saranno chiusi a dovere, ossia ermeticamente. Ok ragazzi, ora a questo punto siamo arrivati al mio momento preferito, ossia l'assaggio. E ora partiamo subito con la nostra deliziosa marmellata di albicocche. Assaggiamo. Ragazzi, è una favola.
Il dosaggio tra frutta e zucchero è favoloso, veramente favoloso. Poi si sente questo leggero asprino dato dall'albicocca e quella leggerissima nota di limone. Insomma, è una marmellata deliziosa. Ora passiamo all'altra, ossia quella di ciliegie. Ragazzi, una più buona dell'altra, veramente due delizie. Questa è veramente perfetta. Queste ciliegie ferrovia sono buonissime, le danno un dolcissimo sapore che richiama molto anche la Puglia. Anche qui il dosaggio è perfetto tra zucchero e frutta e in complesso sono due marmellate veramente stupende. Le dovete provare! Ora ragazzi, non mi rimane altro che dirvi, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo anche che sia e noi vi aspettiamo numerosissimi nella prossima puntata. Ciao a tutti!